C'è un'altra vicinanza, quella però che riguarda l'Italia, tra Niccolò Paganini e un poco conosciuto compositore e violinista Bartolomeo Campagnoli, che però gli specialisti del violino conoscono. Nato nel 1782, Paganini, nel 1751, Campagnoli, dunque un po' prima, è stato il grande didatta che ha lasciato un lascito molto importante appunto da un punto di vista didattico della scuola pre-paganiniana. E questi due speleologi, così come si definiscono, che sono i fratelli Parrino, Stefano, flautista, e Francesco, violinista, dedicano un lavoro per Brilliant Classics con i sei duetti per flauto e violino, la prima rappresentazione integrale dell'opera per questi due strumenti di Bartolomeo Campagnoli. Siamo al duetto terzo in re maggiore, movimento terzo polonese. Thank you.
Polonoise dal duetto terzo in re maggiore di Campagnoli. Bartolomeo Campagnoli li scrisse questi duetti, opera 2 per flauto e violino, quando già si trovava in Germania, e rappresentano una sintesi preziosa del Melodietrain, il melodismo italiano e lo stile strumentale tedesco. Francesco Parrino violino, Stefano Parrino flauto per l'etichetta Brilliant Classics. Questi due speleologi del repertorio musicale si dedicheranno presto anche all'incisione dei duetti di Alessandro Rolla, altro violinista da riscoprire. E questa era l'ultima novità discografica di oggi. A mezzogiorno ci ritroviamo per il concerto del mattino con Marco Mauceri per ascoltare la scozzese grande terza sinfonia di Felix Mendelssohn, e per il momento Valentina Losurdo con Danilo Solidani, Angela Landini, Attilio Fortunato vi salutano e come sempre vi augurano un buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 3. Linea a Rosa Polacco, tutta la città ne parla.